Domenica prossima, 9 settembre, nelle acque del Golfo di Napoli, nuova edizione della Maratona Capri-Napoli Trofeo Farmacosmo, la più grande competizione di nuoto in acque libere, valida come Final World Challenge. In gara, con partenza dalle Ondine Beach Club di Capri, 23 tra i migliori atleti di Coppa del Mondo in rappresentanza di 11 nazioni e 4 continenti, pronti a sfidarsi su un percorso di 36 chilometri con traguardo al Molosiglio. E lì, a ridosso del Circolo Canottieri Napoli, che sarà allestito anche il villaggio accoglienza per ospitare nuotatori ed ospiti. La novità è che mi auguro torni il percorso Capri-Napoli dopo l'esperienza dello scorso anno del circuito sottocosta, che non ha permesso, con il mare agitato, non ha permesso di realizzare la traversata. Quindi la novità quest'anno mi auguro che sia la normalità con la traversata. Tanti campioni che saranno qui a Napoli per chiudere la stagione, sia a livello maschile che a livello femminile, come sempre ci sono i top. Fortunatamente il campionato mondiale si è chiuso in anticipo con le vittorie di Stochino e Pozzobono, due italiane delle Fiamme Oro Napoli, che saranno tutte e due comunque qui in gara per onorare comunque la Capri Napoli, e le sfide saranno come sempre molto combattute fino all'ultima bracciata. La gara, alla sua 53esima edizione, è organizzata dalla società Eventualmente Eventi e Comunicazione, guidata da Luciano Cotena, e promuove attraverso lo sport momenti di aggregazione ed iniziative di solidarietà. Un evento straordinario, un evento epico, storico, ha tante caratteristiche di una delle gare più importanti che facciamo qui in città, appunto le acque libere, tappa del campionato del mondo, insomma ha tutti gli ingredienti per essere veramente qualcosa di straordinario. Ormai è un appuntamento fisso, imperdibile per i napoletani. La cosa che dispiace è che talvolta un evento così è più visto in altre nazioni che nella stessa città o magari nella stessa nazione Italia. Dobbiamo fare di più, lavorare di più perché questa importantissima manifestazione e gara sia e debba essere di più patrimonio della città.